Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo vlog in mezzo al bosco completamente a caso, ma sapete che la stanchezza di stare chiusi in casa mi aveva assalito ultimamente, specie dalle live di Twitch, quindi se non mi seguite, seguitemi anche su Twitch. Oggi siamo in mezzo alle montagne, e qua c'è Vera. Ciao. E oggi siamo venuti alle cascate del Bucamante. Sì, ha un nome un po' strano, non è un bruco che ama le cose, fate tante qui, è un bucamante. Ed è queste cascate qua. E nulla, è un girato in mezzo al bosco abbastanza tranquillo e boh, andiamo. Ok ragazzi, siamo arrivati praticamente alle cascate, che adesso voi le vedete qua. E praticamente non ho filmato moltissimo, anche con la macchina avrete visto poche riprese, quasi nessuna, perché c'è un fango, ma un fango che voi non potete capire. Non penso di essermi mai smerato così tanto. Adesso Vera è andata un pochino più su a cercare se c'è uno spiazzo un pochino più grande dove metterci. È stata veramente dura da salire, più che altro perché si scivola un sacchissimo. Ok, ci siamo messi seduti dopo l'esplorazione. Qua c'è Vera super infangata. Siamo super smerdi, come vi dicevo prima. Però mi sono divertito veramente un sacco. È veramente bello come posto e assolutamente consigliato. Si trova sopra Modena come zona, poi sempre qua in Emilia Romagna. Portate il cambio. Portate il cambio, consigliano dalla regia. Ma è l'unica. È l'unica, dicono è l'unica a portarsi il cambio e... Perché in teoria oggi ci doveva essere il sole. E ieri da noi non ha piovuto a Bologna, e Bologna-Modena non è così distante. Però qua c'è una fanga della Madonna e quindi siamo tutti merdi. Però vabbè, Vera sta mostrando al mondo social com'è ridotta il suo pantalone. E le foto di testimonianza. Sta facendo le foto di testimonianza. Perché così ha la giustificazione per non accompagnarmi mai più nei miei viaggi. Ok ragazzi, allora, escludendo che sono su un ponticello che non è sbrindellato di più e mi sto letteralmente cagando in mano, e penso sia giunto il momento di tornare a discendere, Descenders, come il gioco che facevamo in live su Twitch. Peccato che ci spiacciacchiamo malissimo come nel gioco. Vabbè, comunque facciamo la stessa strada, perché tornando verso il basso c'erano un paio di shot di scatti molto belli e quindi nulla, si parte. Trema tutto! Vera, se finisco in acqua. Ok, siamo scesi alle cascate, quelle più grandi ragazzi in sostanza. E sappiate che ovviamente io ho preso fuori la fotocamera e è andata via il sole, perché sì. La nostra fortuna. C'era una bella luce filtrata dalle foglie. Andata completamente a ciaoni, come diciamo. E praticamente queste qua sono le cascate, quelle principali, che per ora abbiamo visto sono le più grandi, probabilmente anche le più maestose. E quindi nulla, adesso mostriamole. Ok,
adesso abbiamo fatto qualche foto e ci stiamo per dirigere verso il punto ristoro, oppure dove mangeremo, perché comunque abbiamo famina. E vi invito a vedere le foto che abbiamo scattato sul mio profilo Instagram non_toto_megapixel o su quello privato che è axel_hpixelpax. Forse le caricherò di più lì. Magari su non_toto_megapixel ne caricherò soltanto qualcuna e anche sul profilo di Vera. Sì. Fai il profilo di Vera? È Vera trattino basso cavallo. Vera cavallo. Seguiteci, mi raccomando, eh. Ok, abbiamo appena finito di mangiare, tornando indietro, e non vi nego che ci siamo infradiciati di nuovo nella merda, nella fanga. E non è simpatica la situa, anche perché dopo dobbiamo tutti tornare dentro la mia macchina e... povera macchina. Ti dispiace? Vabbè, detto questo, adesso faccio qualche altra ripresina veloce con la macchinina, con la Summit, perché c'è uno spiazzo con un po' d'acqua che secondo me viene in qualche clip abbastanza bella. E poi dopo ci torniamo a dirigere verso la Brum Brum, che ci metteremo minimo secondo me mezz'ora a pulirci a sto punto, per una cosa e l'altra. Via con le clip, va! Bene, siamo tornati alla macchina. Vera sostiene che urlo un sacco quando facciamo questi video, visto che è la seconda volta che lo stiamo registrando, perché la prima volta lei era completamente in un angolino là sotto nascosta. Va bene, cosa ne pensi di questo giro? Bello, però io continuo a dire che secondo me mi devo andare o una coppa di equilibrio, non so, un kung fu, un qualcosa, oppure tipo, secondo me potrebbe valere come video di ingresso. Se hai ripreso tutte le mie cadute e vediamo se le mettiamo per uno dei quei talent tipo so Darwin o giochi senza frontiere, non Castle. Lo so, non ho idea di cosa sia perché non ho neanche la TV in casa, però fatemi sapere qua sotto in descrizione se conoscete Takeshi Castle. Vabbè, che lo davano su K2 secoli fa. Io ci vado, cioè nel senso, se mi pagano ci vado. Va bene, allora il posto secondo me è stupendo, senza sì, fango è bello. Senza fango è veramente stupendo. Bello. Ne abbiamo viste di migliori. Sì, dai. Beh, le cascate di lavante dell'anno scorso sono sicuramente più scenografiche. Sì, esatto. E fai molta meno fatica ad arrivare. Anche perché ci arriva la macchina direttamente. Mm-hmm. Va bene. Detto questo, io vi ringrazio ancora tantissimo per essere stati qui con me oggi in questo fantastico video. Grazie mille Vera per avermi accompagnato in questa avventura molto fangosa. Ho detto che non mi paga. Invisibilità. Vabbè. Seguitela su Instagram, nome del profilo. È lo stesso, Vera trattino basso cavallo. Ok. Vera cavallo, comunque, se lo cercate dovreste trovarlo. E detto questo, io vi ricordo che mi trovate su Instagram, non_toto_megapixel, Facebook, non_toto_megapixel, YouTube, non_toto_megapixel, ma se state guardando questo video, io suppongo che siate su non_toto_megapixel di YouTube, al quale vi ricordo di iscrivervi, lasciare un bel like a questo video e di commentare qua sotto con quello che volete, con banana, scrivete banana. Perché banana? Banana. Inoltre vi ricordo che ogni giorno alle 21 mi trovate su Twitch, canale ovviamente 98 megapixel, a fare delle live dove faccio cavolate, maggiormente cavolate. E vi ricordo soprattutto di iscrivervi al mio canale Telegram 98 megapixel, al quale potete accedere al gruppo Telegram Il Ritrovo di 98 megapixel, nel quale potete avere a che fare con me insieme a un sacco di altra gente super interessante. Detto questo, io vi ringrazio ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!